Eccoci qua allora con Capitan Cazzaniga. Era un derby per voi sentitissimo, era stato molto caricato alla vigilia, ci tenevate tantissimo per vendicare insomma la sconfitta dell'andata, che sono stati, diciamo, Pizzichettone è stata la prima a permettersi di battere la capolista. Avete fatto una partita tutto tondo senza lasciare il minimo spazio agli avversari per un tentativo di rimonta. Direi che è andato tutto bene per voi questa sera. Sì, non posso lamentarmi, dai. No, noi ci tenevamo così per tutti, sia tifosi che società, anche perché l'andata è andata male, perché vabbè, per bravura loro e cose così. Noi ci tenevamo particolarmente perché vabbè, comunque è un derby molto sentito, diciamo, e quindi oggi siamo stati bravi quei ragazzi che hanno dato tutto quello che potevano e siamo contenti di questa vittoria. Insomma, tu ti trovavi a dover fronteggiare una batteria di lunghi che pochi hanno in questa categoria, perché Gerli, Pedrini, Severnini sono clienti difficili da affrontare, li hai fatti scomparire tutti, ricordiamo che sei anche un po' più vecchiolino in campo, quindi insomma hai fatto un partitone a tutto tondo, ti abbiamo visto infilare anche delle triple, cosa volevo di più dalla vita? Sono un giovane vecchio, no, beh, loro, la loro qualità è indiscussa. Siamo stati bravi comunque a preparare contro di loro, contro magari i loro punti forti, e quindi soprattutto siamo stati bravi anche ad aiutarmi, ecco, perché comunque è stata proprio una difesa di squadra e siamo stati bravi, dai. Ecco, adesso è iniziato il girone di ritorno, quindi si può anche togliere un po' il velo da questa Juve, perché si può dichiaratamente dire che si punta almeno a un playoff da protagonisti, poi il resto non lo diciamo per scaramanzia. No, quello sicuro, ma noi nel senso giochiamo sempre per vincere, quindi sicuramente è ancora lunga perché comunque c'è ancora una buona parte, però noi puntiamo a quello e dobbiamo fare di tutto per arrivare, diciamo, a giocarcela fino alla fine, scaramanzia a parte, noi ci proviamo, ecco. Adesso lo sappiamo, insomma, ci sono 10 giorni di pausa, avete il tempo di passare un buon Natale, di ricaricarvi, di ritornare in palestra più agguerriti che mai. Il prossimo cliente è Iseo, anche quello non un cliente facile, però ormai sono gli altri che devono sempre aver paura della Juve e non il contrario. No, purtroppo 10 giorni di pausa con Gigi Brotto non ci sono, quindi forse era meglio giocare. No, vabbè, la partita sicuramente, queste vacanze ci servono, anche perché comunque abbiamo avuto molti acciacchi per recuperare, e la partita prossima è un'altra partita dura che ci serve anche soprattutto per la classifica, il proseguimento del campionato. Perfetto, grazie al lupo, grazie, in bocca al lupo, ciao.